Io leggo, prego, il ricordo e poi, ecco, io leggo il ricordo, poi lascio il Presidente che ci dirà due parole. La borsa è uno strumento, quando si sente benissimo, la borsa è uno strumento potentissimo per innalzare il benessere di tutti i cittadini e indirizzare le risorse verso il loro uso più efficiente. Concorrenza, legalità e trasparenza sono i migliori alleati per una finanza più sana e più giusta. Molto bello. Aggiungo veramente poco, perché in realtà è un pensiero che riassume, come dire, quella che ritengo sia la giusta filosofia per considerare questo strumento. È un luogo ovviamente che contribuisce al benessere di tutti, è un luogo che consente anche di dare un forte impulso sul piano allocativo delle risorse. E siamo orgogliosi della Borsa Italiana, e si difende benissimo, visto anche il trend e le performance, e rimane forse il canale anche di capitalizzazione quello più accreditato, e non possiamo che augurarci di avere sempre più titoli, augurarci di avere sempre una forte capacità di attrarre delle aziende, e sicuramente anche penso che il doppio listing possa essere anche per tante soluzioni, visto che ci sono delle società, qualcuna va via, ma noi pensiamo di recuperarle, insomma è successo quello recentemente, e davvero penso che, diciamo, dal punto di vista della finanza, la borsa consente anche di gestire in modo, come ho scritto, trasparente, in modo legale. Sono i valori che dobbiamo perseguire per una finanza sana, più giusta. E altri canali paralleli probabilmente non assicurano questi obiettivi, quindi da questo punto di vista benvenute le attività che si svolgono alla borsa, benvenuti i controlli, delle volte sono percepiti come un po' severi, però dobbiamo sempre lavorare, come che abbiamo anche una responsabilità in generale regolatoria, che abbiamo una responsabilità di governo, questo vale per la borsa ma vale per tutti i luoghi ovviamente dove si accumulano i capitali. Dobbiamo fare in modo che non ci sia mai l'overruling, cioè un sovradimensionamento della regolazione, deve essere limitata a quella efficace, efficiente, perché ci sia questa trasparenza, questa equità, ma non andare oltre, perché altrimenti diventa un laccio, un lacciolo. Il nostro paese non ha bisogno di questo, è la ragione per cui noi stiamo lavorando molto, ma non voglio fare un discorso lungo, state tranquilli, ho finito. Stiamo lavorando anche molto per la semplificazione. Secondo noi, tra le valutazioni che abbiamo fatto sin dall'inizio, il nostro paese ha bisogno anche di una semplificazione dell'ambiente legale, del legal environment, ha bisogno di un ambiente che sia più aperto, più facile per la business community. Si è creato nel corso del tempo una stratificazione della regolamentazione e noi adesso dobbiamo agire nella direzione della semplificazione. Abbiamo approvato, voi sentite parlare in questi giorni di un decreto semplificazioni, questo è un decreto che contiene in realtà alcune norme sulla semplificazione, ma non dovete rimanere delusi, perché abbiamo in cantiere, abbiamo approvato a dicembre una legge di delega sulle semplificazioni, e da quella legge di delega sta nascendo un decreto legislativo che sarà la madre di tutte le riforme. Adesso, al di là della regolamentazione specifica delle società quotate in borsa, però più in generale direi che è proprio tutto il sistema che ha bisogno di procedere rapidamente verso procedimenti amministrativi più snelli. Chi fa impresa oggi in Italia ha bisogno di questo, ha bisogno di tempi certi, ha bisogno di procedure certe e ha bisogno soprattutto di poter svolgere le attività in un arco di tempo breve, perché altrimenti qualsiasi piano di investimento diventa assolutamente inattuale, non diventa conseguente
a quelle che sono le intraprese economiche, gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Vi auguro davvero un buon lavoro, una buona giornata e grazie per la presenza.